anche Bignami. Grazie Presidente, non accetto l'invito al ritiro e anzi invito il governo a ritirare la folle politica svuota carceri che ha fatto enormi danni al paese fino ad oggi. Il decreto ristori ha consentito di fatto ai detenuti con una pena residua massima fino a 18 mesi di poter usufruire di permessi premio con possibilità di andare agli arresti domiciliari o con l'uso del braccialetto elettronico. È stato a tutti gli effetti uno svuota carceri mascherato. Ci aspettavamo con il nuovo governo un cambio di passo rispetto a questa politica e invece vediamo che con il mille proroghe si vuole prorogare questo svuota carceri mascherato fino al prossimo 30 aprile 2021. Riteniamo che questo sia grave e inaccettabile e se pensiamo alla falla del sistema che a sua volta frutto di una politica dissennata nella gestione dell'emergenza Covid nelle carceri che ha portato alcuni mesi fa al combinato disposto della circolare del DAP e delle norme delle misure anti-Covid che ha portato alle scarcerazioni di centinaia di boss mafiosi, riteniamo che non si possa più infliggere al Paese una simile punizione. Riteniamo che sia assolutamente grave utilizzare la motivazione della pandemia per continuare a giustificare e a mascherare l'ennesimo svuota carceri. Questo senza aver messo in atto la minima riforma strutturale del sistema penitenziario e senza aver realizzato nessuno degli interventi di edilizia carceraria che avrebbero potuto sicuramente mettere le carceri in condizioni di accogliere meglio e con una capienza maggiore la vasta popolazione carceraria. È assolutamente grave che dopo tante chiacchiere i ministri Bonafede e Di Maio, quest'ultimo è stato nuovamente scelto nel governo dei migliori come il miglior ministro degli esteri che l'Italia potesse avere in questo momento, è stato così migliore da essere stato totalmente incapace in 3 anni di perfezionare alcun accordo bilaterale con paesi stranieri per consentire il rimpatrio dei detenuti stranieri. Se pensiamo che un terzo della popolazione carceraria, cioè a spanne circa 20.000 su 60.000 detenuti, sono stranieri, potete immaginare benissimo anche voi facendo 2 conti quanto rimpatriare i detenuti stranieri sarebbe stata la soluzione migliore per qualsiasi problema di capienza regolamentare e sovraffollamento delle carceri. E allora riteniamo che sia opportuno mettere fine a questa politica dissennata. Riteniamo che non si possa continuare con il modello giallo-rosso Bonafede che vuole tenere sotto processo a vita dei presunti innocenti impedendo la prescrizione e al contrario invece i detenuti colpevoli di reati e condannati vengono scarcerati. Una politica schizofrenica che lede la dignità sia della polizia penitenziaria che lavora nelle carceri in condizioni inaccettabili sia delle vittime dei reati che vengono 2 volte punite, la prima volta subendo il trauma di reati compiuti a carico dei propri familiari, la seconda volta vedendo scarcerare i delinquenti che li hanno colpiti. E allora noi crediamo che si debba essere garantisti nella fase del processo e garantire invece la certezza della pena nella fase dell'esecuzione. L'esatto contrario di quello che dai primi segnali sembra voler fare anche questo governo. Quindi speriamo nel buon senso e che venga accolto questo ordine del giorno. Deputato Bignami, prego. Grazie Presidente. Io credo sia importante leggere il contenuto dell'ordine del giorno con cui si chiede un impegno al governo a non prorogare ulteriormente questi provvedimenti svuota carceri che già hanno come limite temporale definito
dai precedenti provvedimenti, quello del 30 aprile 2021. Quindi noi stiamo chiedendo alla maggioranza, nella sua variegata e composita articolazione, di garantire che non vi saranno dal 30 aprile del 2021 ulteriori proroghe. Rigettare quest'ordine del giorno significa invece, e neppure troppo velatamente, ammettere che si intendono svolgere ulteriori proroghe o che quantomeno non si intende escludere la possibilità che si arrivi a nuove proroghe, il che contrasta totalmente con la linea che ha caratterizzato larga parte di quella maggioranza rispetto alle precedenti condivisioni, perché è del tutto evidente che garantire, come ha fatto l'ultimo provvedimento, la possibilità per 3.000 detenuti a fine pena di svolgere ai domiciliari l'ultima parte della condanna e a 2.000 detenuti che ancora invece hanno delle parti residue di andare con il braccialetto elettronico in regime di semilibertà, contrasta con quei principi di certezza della pena che devono caratterizzare qualsiasi procedimento anche di natura giudiziale. Al contrario, vediamo che per coloro che si trovano nel braccio dell'azione giudiziale e che per il medesimo principio di cui abbiamo illustrato prima la ratio, ovvero quella che segue la logica di una sine die, di una azione della magistratura che, ove non vi sia un termine prescrittivo, può in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera e senza alcun limite temporale mantenere degli innocenti entro l'azione giudiziale, ci troviamo nel paradosso che degli innocenti si trovano anche esposti al rischio di non arrivare mai a una pronuncia, scontando quindi una pena infinita, e coloro che invece sono stati condannati godono di un beneficio che la legge gli accorda in maniera del tutto schizofrenica e che nega quei principi di garantismo ma anche di certezza del giudizio che invece secondo noi devono ispirare l'azione di un governo e delle istituzioni. Ed è il motivo per il quale noi auspichiamo che questo ordine del giorno venga votato da chi pensiamo, crediamo, speriamo condivida questo approccio, che, e torno a dirlo chiudendo dove idealmente avevo iniziato, consta nell'impegno rivolto al governo di dire con chiarezza che non vi saranno ulteriori proroghe, perché sino ad oggi quelle proroghe sono state un errore compiuto dal Ministro della Giustizia a buona fede e che questo, su questo punto ci sarà discontinuità rispetto al governo precedente. Perché se cambiamo il Ministro ma continuano le politiche del precedente Ministro, anche su quello, oltre che sul Ministro degli Interni, sul Ministro della Salute, sul Ministro degli Esteri, sul Ministro della Cultura, ci sarà una continuità che renderà questo governo omogeneo al precedente. Grazie Donzelli, prego. Grazie Presidente. Io mi ricollego a quanto detto dal collega Bignami pochi minuti fa. La follia e la schizofrenia di un Parlamento che arriva a togliere la prescrizione per gli innocenti e quindi a lasciarli sempre sotto un giudizio e al tempo stesso a mandare a casa i criminali riconosciuti come colpevoli, togliendogli la pena e portandoli a casa. Perché? Perché per il Covid potrebbero essere contagiati e potrebbe esserci un problema dal sovraffollamento delle carceri. Guardate che in tutto questo, se c'è un problema perché nelle carceri c'è un sovraffollamento, si può assumere nuovi agenti di polizia penitenziaria e sfruttare meglio quelle che sono le carceri che abbiamo a disposizione. Se non bastano, si costruiscono altre carceri, ma non si manda a casa i criminali dicendo che non c'è spazio nelle carceri. Anche perché, guardate, che in tutto questo non vi ponete le stesse preoccupazioni per chi sta tutti i giorni nelle nostre carceri e non ha nessuna colpa, ma ci lavora, che sono gli agenti della polizia penitenziaria, per cui non avete nessuna attenzione, nessuna garanzia, nessuna tutela. E non vi rendete conto che tenere a casa i mafiosi, come grazie all'ex ministro Bonafede ha fatto il governo precedente e proseguite con questo governo, è pericoloso proprio perché siamo in pandemia, perché in questa situazione, con le aziende italiane al collasso, con i piccoli negozi in difficoltà, con i commercianti che avete costretto a stare chiusi, la malavita ha la possibilità di arrivare con il denaro contante a queste aziende in difficoltà
e provare o a prestargli denaro in condizioni inadeguate e non rispettose della legge, quindi inserirli nel giro dell'usura, o direttamente a comprarsi con il denaro contante frutto dell'attività di malavita, comprarsi le attività e toglierli a chi ha lavorato onestamente. Quindi tutti coloro che sono gli osservatori sul tema della mafia stanno dicendo che c'è un problema serio, perché la criminalità organizzata sta sfruttando il dramma economico per predare le nostre aziende. E cosa fa questo governo e questo Parlamento? Conferma che nel dubbio i mafiosi li teniamo a casa, non in carcere dove ci sono tutte le sicurezze per evitare che possano portare avanti questo disegno criminoso. Quindi voi con questo intervento e con questi voti di oggi non solo avete condannato a un processo infinito degli innocenti e le vittime a non avere mai giustizia perché impedite la prescrizione, non solo mandate a casa i criminali, ma state aiutando in modo consapevole la criminalità organizzata, perché tutti quelli che sono gli osservatori hanno detto che i criminali, i boss mafiosi a casa riescono a manovrare meglio le manovre e gli interessi della criminalità organizzata per poter depredare le aziende italiane messe in difficoltà dalla vostra incapacità di gestire l'emergenza economica. Allora dovete prendervi delle responsabilità, perché è troppo semplice. Colleghi, è troppo semplice per voi stare qui e dire vabbè, c'è un governo, siamo tutti in maggioranza, premere un pulsante e pensare che non ci siano delle conseguenze delle vostre azioni. Le conseguenze le pagheremo per decenni, quando sul nostro territorio ci saranno gli esercenti in mano alla malavita, ci saranno i criminali che avranno organizzato i loro loschi traffici con il vostro consenso, ci saranno le persone per bene che non arriveranno a giudizio, e tutto questo dipenderà dalla vostra distrazione di oggi, che avete pur premuto dei pulsanti dicendo tanto ci penserà qualcun altro. Quel qualcun altro siete voi, che vi state prendendo una responsabilità enorme nei confronti del vostro popolo, che dovrebbe essere anche il nostro, ma a voi non interessa. E non è un caso che fate di tutto per evitare di ritornare a farvi giudicare dal popolo italiano, perché siate consapevoli che state lavorando contro gli interessi del popolo italiano. Bravo. Foti, prego. Signor Presidente, anch'io, come molti miei colleghi, ho il vizio di andare a vedere gli atti parlamentari, e devo dire che la norma di cui noi chiediamo la non reiterazione per il futuro è una norma che non era nel decreto legge emanato dal governo Conte, ma fa parte di un emendamento presentato dal governo in commissione, per il quale non abbiamo potuto presentare neppure il subemendamento abrogativo, per il semplice motivo che ciò è precluso in sede di commissione. E allora, vedete, la domanda che ci siamo posti, qual è la politica del futuro governo o di questo governo? È la politica in linea con quello precedente, a tal punto che ha motu proprio deciso di portare avanti una proroga fino al 30 aprile. Domanda: perché opporsi a questo ordine del giorno che non contesta, pur potendolo fare, il termine del 30 aprile, ma che chiede di non andare oltre il 30 aprile? È evidente che vi è un retropensiero, che quello del 30 aprile è un termine messo appositamente in commissione, giusto appunto per, diciamo, dare un attimo di respiro al governo, per poi reiterare una proroga ben più ampia che consentirà per l'ennesima volta a chi? A coloro i quali hanno commesso dei reati di potersene fare un baffo della certezza della pena. Perché questo è il ragionamento. Espiare la pena significa esclusivamente pagare il fio delle proprie colpe. E stiamo parlando di materia penale. Stiamo parlando di persone che hanno commesso dei reati. Stiamo parlando di persone a cui interveniamo perché mancano soltanto 18 mesi alla fine della pena
che era stata loro comminata. Allora a me pare fin troppo chiaro che questo ordine del giorno era un ordine del giorno che aveva una chiara impostazione politica di dire chiudiamo la pagina al 30 aprile 2021 con la possibilità, dietro il paravento di quanto può accadere nelle carceri per via del Covid, chiudiamo al 30 aprile 2021 questa parentesi e d'ora in poi non ci siano più provvedimenti svuota carceri. È evidente che il nuovo ministro di giustizia si è voluta tenere le mani libere, ha dato come input al rappresentante del governo qui presente di esprimere parere contrario a questo nostro ordine del giorno, dove neppure si è arrivato a spingere con la formula di rito a valutare l'opportunità di, neppure questo ci è stato proposto. È evidente che volete fare e perseguire la politica dello svuota carceri, è altrettanto evidente che da questi banchi vi verrà un'opposizione dura e forte, perché noi i criminali li vogliamo in galera. Frassinetti, prego. Grazie Presidente, colleghi, già chi è intervenuto prima di me ha ben spiegato la posizione di Fratelli d'Italia inerente a questo ordine del giorno, che noi pensiamo debba essere approvato per molti motivi. Già abbiamo visto nello scorso governo col decreto Ristori una proroga, un altro svuota carceri, uno svuota carceri mascherato con 3.000 detenuti a fine pena che sono andati ai domiciliari e con 2.000 che dalla semilibertà sono passati alla posizione del braccialetto. Ora si ripropone un altro tipo di svuota carcere, tutto questo motivato dall'emergenza Covid. Questa emergenza Covid indubbiamente nelle carceri ha creato dei problemi, ma li ha creati anche agli agenti di polizia penitenziaria, che devono svolgere tutti i giorni un lavoro meticoloso, pericoloso, impegnativo, e che sono stati lasciati anche senza mascherine in alcuni momenti. Quindi a loro che va il nostro pensiero, e penso che dovrebbero essere sicuramente tutelati di più. Un'altra riflessione è quella che non c'è discontinuità tra il governo precedente e questo governo, perché se ci fosse questo ordine del giorno sarebbe stato accolto, e quindi abbiamo un altro motivo di essere fieramente all'opposizione, perché noi non vogliamo assolutamente che ci sia il pericolo che queste persone che dovrebbero scontare la pena in carcere invece possano essere pericolose. D'altronde gli esempi non mancano nell'attualità, non mancano tutti i giorni, esempi anche di chi è ai domiciliari e che poi compie dei delitti. Quindi non è che stiamo parlando di questioni astratte, ma stiamo parlando di pericoli concreti. Quindi penso che sia ora di smetterla con questi provvedimenti di svuota carceri e che bisogna pensare a una riforma reale, strutturale, lo chiede anche la polizia penitenziaria. Invece su un discorso più strutturale di riforma dei carceri, sulla costruzione di nuove carceri, non c'è un progetto, non c'è stata una parola. Quindi io spero, anche se dubito, che il governo possa cambiare idea e possa accogliere questo ordine del giorno per una questione di tutela della sicurezza e di tutela dei cittadini. Grazie. Deputato Cirielli, prego. Sì, Presidente, colleghi, se ci fossero stati dubbi sul fatto di non dover entrare in questo governo, oggi con la proposizione di questa norma ce li togliamo definitivamente, perché avremmo dovuto iniziare subito a mettere i puntini sulle i. Volevo segnalare, rispetto a tutto quello che è già stato detto e che condivido da parte dei miei colleghi, che 18 mesi di
pena ancora da scontare sono un'enormità, perché se noi consideriamo la liberazione anticipata, semilibertà, semidetenzione, affidamento in prova ai servizi sociali, gli ultimi 18 mesi stanno in galera veramente i delinquenti, e siccome non possono usufruire di tutti questi altri benefici che sappiamo benissimo non hanno assolutamente lo scopo di riabilitare o invitare un percorso di rieducazione delinquente, ma solo di metterlo fuori dal carcere il prima possibile, perché costa e perché non siete stati capaci in 20 anni di costituire un sistema civile di carcerazione dove ci sia una giusta pena e allo stesso tempo un percorso di riabilitazione, allora si rimette in libertà. E d'altro canto l'emergenza Covid conferma un'incapacità. Se non siete capaci neanche di garantire in un luogo sicuro, chiuso, la garanzia della non diffusione del virus, è la dimostrazione perché il virus e l'epidemia sta dilagando in Italia. Allora noi votiamo convintamente contro tutto questo provvedimento e ovviamente proponiamo questo emendamento perché serva alla coscienza di ognuno e serve anche a far capire agli elettori chi è dalla parte del popolo e chi invece persegue interessi ideologici e a volte anche economici che nulla hanno a che vedere con gli interessi generali. Grazie. Cagliata, prego. Grazie Presidente. Ma noi abbiamo posto delle domande. Possiamo rimandare il pagamento del canone RAI per le imprese turistiche chiuse? No. Possiamo rimandare l'invio di migliaia di cartelle esattoriali a tante piccole imprese in difficoltà? No. Possiamo riaprire le palestre e ricominciare a fare sport? No. Possiamo evitare che migliaia di delinquenti escano dalle carceri con questo provvedimento? No. Ma come no? Ma che governo è questo? Ma che Parlamento è questo che approva questi provvedimenti? Non possiamo dire no a queste cose. Qual è la visione? Qual è la visione? Certo non mi sembra la visione dei migliori. Certo non è la visione migliore per il nostro Paese. Io faccio un invito non a lei, Ministro, che si fa scorrere tutto addosso, ai colleghi. Un sussulto di dignità. Non si può approvare questo provvedimento. Questo provvedimento è stato introdotto con il decreto ristori e io contestai quella parola perché di ristoro per le categorie colpite non c'era niente. Oggi ho capito qual era il ristoro. Il ristoro era per i detenuti che si facevano uscire. Vergogna. Zucconi, prego. Grazie Presidente. È chiaro che l'ordine del giorno che abbiamo presentato sottende anche una domanda. Sottende una domanda, io cambio microfono perché mi pare che stia dando noia. Sì. Sottende questa domanda, cioè quando finirà questa tragica altalena che vede prima fare leggi del tipo spazzacorrotti con l'annullamento di tante garanzie ai presunti innocenti che si macchiano eventualmente di delitti che devono andare a giudizio, poi si fanno le riforme sulla prescrizione che vanno ancora in quel senso, secondo noi, e l'abbiamo detto, ledendo ancora delle garanzie costituzionali, e poi si fanno leggi svuota carceri. Praticamente, ragionieristicamente parlando, è una partita di giro. Prima si annullano le garanzie in maniera tale da far accedere alle carceri un maggior numero di persone possibili e poi si svuotano, quindi è una partita di giro semplicemente. Allora, questa riforma penale che l'ex ministro Bonafede aveva annunciato come imminente al momento della riforma della prescrizione è più di un anno che il governo precedente non l'ha attuata. Ma oggi, reiterando nuovamente la proroga del provvedimento, evidentemente si continua senza alcuna soluzione di continuità in una politica che da una parte uccide il garantismo e dall'altra uccide la certezza della pena. Ora questi sono provvedimenti di proroga
che certo hanno una valenza temporale limitata, ma hanno una forte connotazione ideologica. Noi non siamo insensibili alle sofferenze della popolazione carceraria, né di quelli della polizia penitenziaria che vede accomunato ai carcerati queste difficoltà, ma è del tutto evidente che non è serio continuare a procedere in questo modo. Grazie. Grazie, Trancassini, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto una domanda: se non ci fosse stato Fratelli d'Italia, Presidente Fico, in quella vecchia rappresentazione del palazzo di vetro, chi avrebbe informato la popolazione dell'accantonamento del problema della prescrizione, dello svuota carceri? Quale dei deputati della maggioranza, soprattutto del Movimento 5 Stelle, sempre attento a relazionare il proprio elettorato, ma soprattutto i cittadini, di quello che accade all'interno del palazzo? Viva Dio, c'è Fratelli d'Italia, oggi parliamo anche di questo problema. E questo ordine del giorno serve a svelare e a far chiarezza su un dubbio che noi avevamo. Vede, noi all'inizio di questa storia ce lo siamo posti, ma non soltanto noi, anche un po' tutti gli osservatori ci sono domandati: ma che governo sarà? Al netto della campagna di promozione dei migliori eccetera, ma sarà un governo del Presidente, sarà un governo tecnico, sarà un governo di sinistra, di destra, sarà un governo del Movimento 5 Stelle? Ce lo siamo chiesti un po' tutti noi, per la verità la risposta ce l'avevamo e per questo, anche per questo, siamo rimasti a distanza. Beh, certo che quando abbiamo visto nel mille proroghe lo svuota carceri abbiamo cominciato a diradare un po' la nebbia, e cioè abbiamo cominciato a vedere che questo è un governo apparentemente molto legato al precedente e di sinistra. Ma con questo ordine del giorno noi volevamo dare una possibilità al governo Draghi, perché qui c'è scritto semplicemente che quello che oggi viene fatto come momento di continuità non si farà più. Se lo leggete, lo dico soprattutto agli amici e colleghi di Forza Italia e della Lega, è molto chiaro. Io credo che queste tre righe, se uno le sottoponesse a qualunque cittadino, io penso che il 90, il 95% ci chiederebbe di approvarlo questo ordine del giorno. E invece, con arroganza, con forza, questo governo intende ribadire la propria linea. Questa è la linea, lo abbiamo fatto e lo rifaremo, lo abbiamo fatto e continueremo su questa linea, e sceglieremo di svuotare le carceri tutte quelle volte in cui saremo in difficoltà su questa materia. Io credo che questo chi è di destra non lo possa accettare, Presidente. Brigida. Presidente, anche di fronte a questo ordine del giorno noi stiamo riflettendo sulle ragioni per le quali ci troviamo oggi su banchi contrapposti all'attuale governo. Fratelli d'Italia ha fatto una scelta nel nome dell'unità nazionale che anche nella discussione di questo provvedimento ha messo in campo. Non abbiamo fatto ostruzionismo, abbiamo ridotto al minimo gli emendamenti, abbiamo capito che si era in un governo a cavallo e quindi abbiamo cercato di trovare posizioni anche che rinviassero alcune criticità per non mettere in imbarazzo la nuova maggioranza. Però sulla scelta di entrare al governo siamo stati netti, abbiamo detto: noi abbiamo preso un impegno con gli elettori, noi al governo non ci possiamo andare senza il loro suffragio. Le altre forze politiche hanno fatto scelte rispettabilissime, come quella di sedere tra i banchi del governo, ma tutti abbiamo convenuto che sui valori non si transige, sul fatto che il Parlamento dovesse avere un ruolo non si deroga, ed è per questo che noi con grande serenità e serietà diciamo alle forze politiche: è qui che dobbiamo decidere di confrontarci sui temi concreti. Ora, Fratelli d'Italia con questo ordine del giorno non incide sul provvedimento attuale, dà un indirizzo, chiede di dare un indirizzo alle forze politiche, dice: se c'è una scadenza per lo svuota carcere, cioè per la possibilità di mettere in libertà delinquenti, mafiosi, pedofili, spacciatori, non prorogatela ulteriormente in futuro. Quindi non interveniamo su questo provvedimento per mettere in difficoltà la maggioranza, ma chiediamo alle forze politiche di esprimere un indirizzo. Questo è un problema che io ritengo di poter anche aiutare a risolvere, chiedendo anche su questo il voto per parti separate, perché a volte si annida
nella premessa una ragione per non votare un indirizzo chiaro e netto. E chiedo alle forze politiche di riflettere su quello che è l'indirizzo. Se si è contrari allo svuota carceri, visto che un po' di cittadini ci ascoltano adesso, un po' di cittadini ci chiederanno spiegazioni dopo, io credo che vada ribadito con un voto chiaro del Parlamento, nel quale abbiamo opinioni diverse. Noi abbiamo opinioni diverse da Bonafede, abbiamo opinioni diverse da Leu, abbiamo opinioni diverse sul tema da gran parte del Partito Democratico, forse nemmeno tutti di quel movimento possono giustificare quello che è avvenuto fino adesso. Però su questo tema abbiamo grande sintonia con amplissima parte del Parlamento e credo che si possa qui, dov'è il luogo degli eletti, perché il governo è un governo presieduto da un tecnico che non ha votato nessuno, quindi o gli diamo un indirizzo noi eletti o lui è legittimato a fare un po' come gli pare, e io credo che questo per tutte le forze politiche sia sbagliato. E allora noi rifiutiamo il principio che ci siamo visti con la Cartabia fuori da qui nei capigruppo di maggioranza, perché significa che non si dà un peso a questa assise, e invece fino a qualche tempo fa e anche nelle dichiarazioni di tutte le forze politiche noi vogliamo che questa assise abbia un peso. E allora l'invito è di decidere come vogliamo proseguire i nostri lavori. Chiudo. C'è volontà di confronto nel nome dell'unità nazionale in Parlamento, oppure la maggioranza vota tutto quello che la maggioranza ha concordato e qualsiasi cosa, anche giusta, detta dall'opposizione è sbagliata perché non abbiamo scelto di prenderci poltrone in questo governo? Perché se è così, i toni, il clima, anche con gli amici, diventano diversi, perché noi oggi possiamo dire: troviamoci in Parlamento, sosteniamo i ministri che hanno la nostra stessa sensibilità, facciamo battaglie insieme qua dentro. Voi vi siete assunti delle responsabilità diverse dalle nostre, noi ci assumiamo le stesse, però decidiamoci, perché poi tradire gli impegni con gli elettori, se anche sui temi concreti ci si divarica, è difficile da sostenere, non sia un fatto che diventa reale. Bartolozzi, prego.